Coach Massimo Barbolini, commentiamo quella che è stata la regular season della Savino del Bene Volley, perché nel fine settimana si è disputata la gara con Bergamo, appunto si è chiusa la stagione regolare con una squadra che ha ritoccato il suo record di vittorie in Serie A1, 22 non l'aveva mai fatte la Savino del Bene Volley, pareggiato il record di punti della scorsa stagione, confermato, bissato il secondo posto della scorsa annata. Coach Barbolini com'è, soddisfatto? Beh, sicuramente, penso che se andiamo a guardare il risultato dobbiamo essere estremamente soddisfatti, anche perché se si confronta il risultato, in pratica uguale il secondo posto a quello dell'altro anno, penso che il campionato di quest'anno fosse molto più difficile, fosse un campionato molto più complicato, con squadre, con nessuna squadra, chiamiamola così, materasso, l'abbiamo visto noi anche nell'ultima giornata. E penso che le ragazze siano state brave, perché abbiamo perso 4 partite contro le due squadre che ci sono arrivate in teoria una dietro e una davanti, però quelle immediatamente vicine a noi. Nelle altre partite, se non sbaglio, abbiamo lasciato 4 punti per strada senza mai perdere una, quindi questo penso che sia un bellissimo rullino di marcia. E ora iniziano i playoff, ora è un campionato diverso, è un campionato dentro fuori dove bisogna saper gestire la pressione sin dalla prima partita. Andiamo a affrontare Vallefoglia, che è una squadra che penso che occupi quella posizione più o meno, forse anche qualcosina in più magari rispetto a quello che era il roster, però alla fine hanno recuperato, stanno giocando bene, hanno vinto l'ultima partita contro Milano, pur essendo Milano un pochino così, come dire, a ranghi ridotti, però una squadra in salute, e il bello dei playoff è quello, che non puoi sbagliare, devi sempre stare attento, e perché rischi tantissimo una partita, un passo falso, dopo non c'è solo una possibilità per salvarti, per cui dobbiamo assolutamente stare attenti. Abbiamo lavorato bene anche oggi, buon allenamento e domani vediamo. Domani prende il via appunto la serie di playoff dei quarti di finale, poi ci sarà gara 2 a Pesaro nella giornata di sabato. Pesaro, che è stato uno dei palazzetti in cui forse c'è stata la partita più combattuta, no? Nella gara di ritorno Vallefoglia ha dimostrato tutte quelle qualità di cui parlavo in precedenza. Avversaria che conosciamo bene, ma che forse non ha massimizzato al meglio le sue qualità nel corso di questa stagione. Sì, diciamo che ha iniziato malino, poi dopo, pur con un andamento altalenante, penso che abbia raggiunto una buona posizione nei playoff, e ripeto, quello che interessa a noi non è come giocava a novembre, ma è come gioca a marzo, e a marzo sta giocando bene. Poi, come hai detto tu, è un palazzetto dove abbiamo rischiato parecchio, perché abbiamo rimontato 2-0, ma anche i set che abbiamo vinto non li abbiamo vinti in scioltezza, anzi potrebbe essere benissimo un 3-0 per loro, e questo le ragazze lo ricordano, ma ogni partita ha una storia a sé, però così come non dobbiamo sottovalutare quando vinciamo magari facile la partita all'andata, e non dobbiamo, allo stesso modo dobbiamo assolutamente capire che questa è una squadra che se la lasciamo giocare ci può mettere in difficoltà, per cui dobbiamo fare una buona partita, ricordandoci sempre che i playoff si giocano su 2, forse 3 partite, quindi bisogna avere pazienza, giocare con tranquillità, però se sia il momento buono, l'occasione giusta, dobbiamo assolutamente approfittare. In chiusura ti chiedo qualcosa anche da un punto di vista delle energie residue del gruppo, visto che si sono giocate tante partite quest'anno, e anche a livello di condizione fisica, come trovi le ragazze? Condizione fisica ottima, nel senso che sia dal punto di vista fisico anche dal punto di vista medico, diciamo così, le ragazze stanno bene con quei dolorini normali che ci possono essere dopo 33-34 settimane di lavoro e diverse partite, quasi 40 partite sulle gambe, per cui ci sta, una situazione normale che ci hanno tutte, e vedremo appunto anche, eccoci, di gestire un attimino se possibile queste situazioni anche nei playoff, fermo restando che adesso siamo alla fine e bisogna che tutti stringiamo i denti. Massimo, ovviamente grazie mille, buon lavoro in vista di questo inizio dei playoff a te e a tutta la squadra. Grazie e buona Pasqua a tutti.